In questa edizione del D-News, l'onorevole Nello Musumeci interviene sulla crisi dell'editoria televisiva. Prosegue dunque lo scontro tra il sindaco Bianco e il nostro editore, dopo le dichiarazioni del primo cittadino. Carenza di personale, mancanza di sicurezza, solo alcune delle denunce della CISL SLP Poste. Oggi ennesima rapina in un ufficio postale. Al telefono abbiamo raggiunto il segretario regionale Giuseppe Lanzafame. Il governo volta le spalle ai pensionati, la UGL si mobilita sul cosiddetto bonus Poletti. Tutti al mare, boom negli stabilimenti per il sindacato italiano balneari e la migliore del decennio. Dal 19 luglio, decollare di gusto è di norma. Territorio, cibo e cultura, il luogo di partenza. Norma, That's Sicilia, l'officina delle eccellenze. Aeroporto Fontana Rossa, Catania, ex terminal arrivi. A Belpasso, la tradizione si fa spettacolo. L'arte si fa devozione, la storia si fa racconto, festa del patrocinio, Belpasso, 1-2-6 agosto 2015, i carri di Santa Lucia. Job Creation, le migliori soluzioni per pianificare le vostre campagne pubblicitarie su impianti poster, realizza la grafica e la stampa. La Job Creation dispone di impianti LED, il nuovo mezzo di comunicazione dinamico. Job Creation, lavoriamo per definire il vostro futuro. Entra da Mondo Ragazzi e troverai tante idee per rendere felice il tuo bambino. Mondo Ragazzi è il mondo dei piccoli, abbigliamento e calzature da 0 a 16 anni con i marchi più prestigiosi. Da Mondo Ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. A Catania in via Pola 19, ad Agrigento in via Etnea 22, a Sciacca in via Licata 95 e a Giarre in Corso Italia 168. Onorevole Musumeci, si torna a parlare di crisi dell'editoria, dell'emittenza televisiva. Si torna a parlare perché già 2 anni e mezzo fa il nostro editore, ma anche gli editori che rappresentano comunque le emittenti in tutta l'Italia, parlavano già di una crisi che si sarebbe prospettata, una crisi abbastanza importante. Infatti sono diverse le emittenti che chiudono. E di questi giorni la polemica tra il primo cittadino, che ritrova un po' la memoria e parla di ammortizzatori sociali che tra l'altro esistono già, e il nostro editore, che richiama ancora una volta l'attenzione della classe politica, attenzione che in questi anni è mancata. Credo che negli ultimi mesi già 2 emittenti televisive a Catania siano state costrette a cessare la propria attività, ed è il segno evidente di una crisi che interessa purtroppo non soltanto la Sicilia nel settore della informazione radiotelevisiva. Mi pare strano che il sindaco Bianco si sia ricordato con notevole ritardo, perché la sua maggioranza, la maggioranza di centrosinistra che governa la regione siciliana, governa si fa per dire, dall'ottobre del 2012, ha un grande peso, una grande responsabilità. È l'unica regione d'Italia a non avere attivato i fondi che l'Unione Europea ha messo a disposizione a favore degli operatori radiotelevisivi che hanno dovuto aggiornare e modificare il loro sistema di trasmissione, con un'anticipazione di somme a volte anche notevole, facendo ricorso a prestiti bancari. Noi in Assemblea Regionale Siciliana abbiamo votato una legge lo scorso anno che ci sembrava potesse essere, pur fra mille limiti, uno strumento utile per sostenere le aziende in affanno, e invece hanno voluto fare soltanto una iniziativa, uno spot pubblicitario, perché dopo la legge non hanno voluto approntare le norme attuative, il che significa che la legge non può essere assolutamente applicata, a parte il fatto che forse manca persino la copertura finanziaria. Quindi
Io lo dico da giornalista formato sì nelle emittenti televisive quando ero più giovane, dico con molta serenità che la prossima settimana tornerò a investire del problema il governo e nello specifico l'assessore alle attività produttive, però davvero queste iniziative, al di là della vicenda che vede coinvolto il sindaco di Catania, che fa bene a preoccuparsene, ma farebbe bene a farlo costantemente e avrebbe fatto bene a farlo uno o due anni fa. Io sono convinto che noi abbiamo il dovere di creare una sorta di mobilitazione, perché ogni emittente televisiva che chiude, soprattutto nel nostro territorio, è una voce di libertà che si spegne. Questo lo dicono all'interesse di tutti. La crisi della pubblicità, gli alti costi dell'energia elettrica, la mancanza di qualsiasi incentivo, il costo del lavoro per il personale tecnico, amministrativo, pubblicitario e giornalistico sono dei veri e propri macigni sul bilancio di un'azienda che non può assolutamente avere altre entrate. Quindi l'ente pubblico deve necessariamente adoperarsi e la Sicilia finora la sua parte non l'ha fatta e la responsabilità è tutta della maggioranza di centrosinistra, quella che governa Palermo e quella che governa Catania. Sottolineiamo anche che ci sono dei fondi europei, più di 2 miliardi di euro non spesi, fondi europei che appartengono al vecchio POR. Ma anche qui noi siamo in due Italie che hanno una visione dell'imprenditoria assolutamente diversa. Pensi che la Regione Veneto è stata la prima ad avere attivato i fondi comunitari a sostegno della emittenza radiotelevisiva locale. La Sicilia, lo ricordo, è una regione da questo punto di vista capace di vantare un primato. Noi siamo stati la prima regione ad ospitare la emittenza libera subito dopo la famosa sentenza della Corte Costituzionale. Siamo stati antesignani e abbiamo anticipato un sistema di informazione che poneva fine all'insopportabile monopolio Rai, e però i politici si accorgono, certi politici si accorgono dell'emittenza radiotelevisiva soltanto alla vigilia della campagna elettorale, magari con gli ammiccamenti, con le minacce, qualche volta con le false promesse. Io credo che questo sia, assieme alla crisi generale delle imprese, piccole e medie soprattutto, un problema del quale noi forze di opposizione dobbiamo farci carico, e lo faremo come abbiamo fatto alcuni mesi fa con la famosa legge che poi non ha avuto seguito, lo faremo interpellando il governo e pretendendo risposte chiare ed immediate. Concessi gli arresti domiciliari al deputato del PD Francantonio Genovese, lo hanno deciso i giudici della sezione feriale del Tribunale Feriale di Messina, che hanno sostituito la custodia in carcere applicata il 15 gennaio scorso con quella la detenzione in casa, ritenuta adeguata e sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari. Il parlamentare arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulla formazione professionale condotta dalla Procura di Messina ha già lasciato il carcere. Un provvedimento, quello del Tribunale, ha commentato l'avvocato Nino Favazzo, difensore di Genovese, con cui vengono applicati incontrovertibili principi di diritto ed è stato compiuto un primo significativo passo per porre fine ad una situazione di palese ingiustizia. L'unico mio rammarico, ha concluso il legale, è che l'attenzione del regime carcerario nei confronti di Francantonio Genovese giunge con almeno 6 mesi di ritardo. Sono giornate di fuoco in Sicilia, dove le alte temperature hanno favorito decine di incendi. Se ne contano 27 solo nella provincia di Trapani, quella dove si è registrato il più vasto che ha devastato il Monte Erice. Grande lavoro quindi soprattutto in questo periodo per i vigili del fuoco. All'opera vengono impegnate squadre intere operative, costituite anche da automezzi che operano da terra assieme ai volontari della protezione civile, ma vengono usati anche i Canadair ed elicotteri della forestale per il
lanci d'acqua. In molte città purtroppo è stato di emergenza, come l'incendio divampato sulle Madonie in provincia di Palermo, dove ha lambito il centro storico di Petralia Sottana. Il sindaco Pietro Macaluso ha fatto evacuare alcune famiglie e sono state necessarie più di 4 ore di lavoro per spegnere le fiamme. La recrudescenza di atti criminosi nei confronti degli uffici postali in queste ultime settimane ha raggiunto livelli inquietanti. Gli assalti da parte di malavitosi sono ormai all'ordine del giorno ed assumono contorni sempre più cruenti e di estrema pericolosità per i lavoratori e per la clientela che maggiormente in questo particolare periodo dell'anno affolla le sale. Purtroppo registriamo l'ennesima rapina oggi ai danni dell'ufficio di Pantano d'Arci. La tecnica è sempre la stessa, asportazione del postamat, con conseguenza il danneggiamento dei locali. A tal proposito abbiamo raggiunto telefonicamente il segretario regionale della CISL SLP Poste, Giuseppe Lanzafame. Ma proprio in questi minuti l'ennesima rapina su Catania e Piano d'Arci, dove sono entrati dentro l'ufficio postale due malviventi e appunto hanno fatto l'ennesima rapina. Allora il problema è sempre il solito, anzi sempre più annoso. Tra l'altro l'azienda, per ridurre i costi, elimina quasi del tutto la vigilanza. Noi abbiamo più volte denunciato, ci siamo sempre rivolti alle istituzioni, all'azienda, ma la situazione peggiora. Per quanto riguarda invece questo nuovo metodo da parte della delinquenza catanese, non soltanto, dello sfondamento e del prelievo del postamat, disagi e per i lavoratori naturalmente, perché gli stabili addirittura sono quasi dichiarati inidoni per molto tempo, e naturalmente per la clientela. Quindi questa è la situazione, l'azienda riduce sempre i costi ma a carico della clientela e dei lavoratori. Parliamo anche dei disagi, proprio oggi il 1 agosto c'è il pagamento delle pensioni, i postamat sono assediati da tutti i pensionati, all'interno dell'ufficio ovviamente c'è molto caos, proprio in questo periodo che tra l'altro c'è molti uffici fanno unico orario solo di mattina. Quali sono questi disagi e cosa possiamo dire per la cittadinanza e per gli utenti? Alla cittadinanza chiediamo scusa per nome e per conto dell'azienda, perché ancora una volta, anzi sempre meno persone allo sportello, sempre più disorganizzazione all'interno dell'azienda, perché quasi abbandonati i lavoratori sono dal giorno 1, appunto oggi pagamento di pensione, lasciati da soli nei confronti della clientela che giustamente ha ragione, le attese sono eccessive, 1 ora, 2 ore, talvolta 3 ore. Per riscuotere la pensione, non soltanto la pensione, e alcuni piccoli uffici addirittura gli operatori sono da soli. Quindi non crediamo che sia un'azienda che possa dare della qualità, anzi non dà della qualità alla clientela, ma nel frattempo i lavoratori sono assolutamente a disagio, c'è di fatto l'uno contro l'altro. Mi spiace sottolineare, ma non è la prima volta, la totale disorganizzazione dell'azienda, quasi abbandonati i lavoratori. Questo noi continueremo a denunziarlo anche nel periodo di agosto. Dobbiamo dire che da oggi, grazie alle nostre manifestazioni in piazza, grazie alle nostre denunce, ci sono altre risorse alla sportelleria, a Catania ci sono altre 6 risorse in più, ma non bastano, perché molti lavoratori stanno abbandonando, scusando l'espressione, l'azienda stessa per andare in pensione, e quindi vanno più delle persone, lavoratori in pensione, che quelli che sono trasformati in questo caso come part-time. Noi continueremo sia in questa provincia sia in tutta la regione, perché alla ripresa dei lavori a settembre, malgrado le novità, sappiamo tutti della quotazione in borsa, sappiamo tutti della privatizzazione, però noi riteniamo di dare un apporto sia all'azienda stessa che ai lavoratori che alla clientela, ma l'indirizzo certamente non è questo. Noi esigiamo, e soprattutto la clientela esige, qualità del servizio, e noi chiediamo e aggiungiamo pure la qualità del lavoro. La qualità del lavoro non può che passare anche da nuove risorse, dalla formazione, ma soprattutto da una organizzazione aziendale che oggi è del tutto assente. La UGL scende in campo, oggi è giorno 8, per stare a fianco dei pensionati, per cercare di recuperare queste somme. La UGL scende in campo anche oggi per stare accanto ai cittadini e in particolar modo oggi ai pensionati. Stiamo scendendo per
chiarire ai pensionati come stanno effettivamente le cose sul cosiddetto decreto Poletti, che è un decreto che in qualche modo limita quelle che sono le somme dovute per i mancati pagamenti ai pensionati degli arretrati. Ci siamo organizzati con la struttura nazionale, c'è un coordinamento nazionale che recupererà tutte le istanze dei pensionati e li assisterà nei ricorsi per avere indietro i soldi a loro dovuti. Oggi in piazza Stesicoro per fare anche un punto di informazione? Soprattutto per fare un punto di informazione e raccogliere le istanze da parte di tutti quei pensionati che dai maxi media ancora non hanno avuto chiara le idee su quella che è la posizione del ricorso che era stato fatto. Il banchetto è qui a Catania ma anche in tutta l'Italia? I banchetti, ci sono circa 50 banchetti in tutta Italia, la maggior parte nelle località turistiche. Noi abbiamo scelto Catania perché è il nostro punto di riferimento. L'Associazione dei Consumatori Codici in una nota comunica che sta ricevendo decine di chiamate da parte di passeggeri della compagnia Vueling costretti ad affrontare una vera e propria odissea all'aeroporto di Fontanarossa. Infatti voli quali il Catania-Firenze del 30 luglio e a cascata diversi altri hanno fatto registrare parecchie ore di ritardo creando gravissimi disagi all'utenza. Codici pertanto si è attivato subito per chiedere spiegazioni alla compagnia su quanto accaduto. L'associazione inoltre avvisa i passeggeri che hanno subito ritardi o che hanno avuto cancellato il proprio volo che hanno diritto al rimborso integrale del costo del biglietto, oltre a una somma a titolo di risarcimento del danno. Pertanto si invitano a contattare entro una settimana dalla data del biglietto il numero 320-228-1052, linea che l'associazione Codici ha messo a disposizione dei cittadini che chiedono tutela. Traffico sostenuto nel primo giorno del weekend, contraddistinto dal bollino rosso per i viaggi verso le mete di vacanza. La circolazione è intensa intorno ai nodi delle grandi città e si intensificherà in uscita verso le località turistiche. Per favorire l'esodo, dalle 16 alle 22 di oggi si fermeranno i mezzi pesanti. Il divieto sarà in vigore anche domani nella fascia oraria 8-22. In Sicilia, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, traffico intenso nell'area palermitana. È stato riaperto lo svincolo tra l'autostrada A19 Palermo-Catania e la tangenziale di Catania, chiuso per un incendio in aree limitrofe alla sede stradale, ma permangono rallentamenti. Segno positivo praticamente in tutti i litorali italiani nei primi due mesi estivi, dopo lo scorso anno quando piogge e temperature inferiori alla media avevano condizionato le vacanze al mare degli italiani nei mesi di giugno e luglio. Complici le ottime condizioni meteo, gli stabilimenti balneari hanno lavorato a pieno ritmo con incrementi delle presenze fino al 30% in Sicilia. Anche se il tutto esaurito lo abbiamo registrato solo nei weekend. Ad affermarlo in una nota è Riccardo Borgo, presidente del Sindacato Italiani Balneari, che associa circa 10.000 imprese e aderisce alla FIPE Confcommercio. Ci auguriamo che questo trend positivo continui anche ad agosto, sottolinea Borgo, che anche quest'anno si conferma il mese preferito dagli italiani per le vacanze. Già oggi però possiamo affermare che i primi due mesi estivi del 2015 sono stati i migliori dell'ultimo decennio. Gli imprenditori balneari in tema di tariffe dei servizi di spiaggia anche quest'estate, rileva SIB, hanno riproposto offerte, sconti e pacchetti già sperimentati e apprezzati dalla clientela. Ombrellone e cabina condivisi da più famiglie, 3 lettini al prezzo di 2, riduzioni fino al 50% dopo le 14, weekend gratis per l'abbonamento settimanale, l'opzione ultimo tuffo, pochi euro che consentono di restare sul lettino dalle ore 17 fino quasi al tramonto. Bene anche i turisti stranieri che hanno scelto gli stabilimenti balneari italiani per trascorrere la propria vacanza. Sono aumentati i russi e i cinesi, ma anche gli americani, gli inglesi e i tedeschi. We'll be right back.